L'emozione della e-bike per scoprire un territorio. Oggi siamo in Valle di Peio in compagnia di Stefano Kronst del Consorzio Turistico e un gruppo di affiatatissimi amici. Benvenuti in Valle di Peio. Amici, che la scoperta che ho fatto oggi grazie a Stefano Kronst è proprio questa della e-bike, che io vorrei definire una bike escursionistica a tutti gli effetti, un modo alternativo per conoscere il territorio. In modo particolare vivo in prima persona la gioia, la felicità di percorrere assieme a questi amici questi sentieri, queste stradine, ecco, particolari che ci conducono dove oggi, Stefano? Oggi siamo in Val di Peio e per la precisione in Val della Mare. Stiamo percorrendo tutto il fondovalle fino ad arrivare a Amalgamare. Da lì dopo proseguiremo e andremo a toccare tutti i punti della Val di Peio più interessanti, dei punti che normalmente sarebbero difficili da raggiungere in bicicletta. Invece con questo mezzo, diciamo un po' tecnologico, abbiamo una gran facilità, perché laddove le gambe non arrivano, arriva il motore, quindi ci dà un aiuto. Possiamo dire, Stefano, che c'è una bella affinità tra l'e-bike e la Val di Peio? Sì, assolutamente. Noi crediamo tanto in questo prodotto turistico, è un completamento, diciamo così, di tutto l'ambito Val di Sole, perché in Val di Sole la bicicletta è già di casa da diversi anni, il downhill con le gare più importanti del mondo, il trial, la marathon, il cross country, e abbiamo intuito che la Val di Peio, proprio per le sue caratteristiche, avesse del potenziale per la bicicletta. Abbiamo molte strade che si prestano a essere percorse con questo tipo di mezzo. Celedizzo, poco dopo la partenza, ci dà il benvenuto Maria Loretta Veneri dell'Ecomuseo Il Piccolo Mondo Alpino. Celedizzo, beh, intanto Loretta, un paese famoso per l'acqua. Famoso per l'acqua e per le sue numerose fontane. Celedizzo infatti ha ben 17 fontane fra beveratoi e lavatoi e tutte con parecchia acqua, quindi un buon rifornimento per chi è assetato. E soprattutto appunto per i ciclisti. Qui siamo al Museo Etnografico del Legno. Nel nostro giro di oggi visitiamo alcune testimonianze della storia, in questo caso della storia materiale, potremmo dire economica, della valle. Sì, questo museo è stato ricavato in una vecchia segheria, e proprio perché una delle caratteristiche della valle era il legname che per anni è stato molto, molto famoso, molto importante per l'economia, sia abeti, larici e soprattutto il pino cembro. Quindi questa segheria è stata fatta negli anni 20 del secolo scorso, quando è stato costruito l'acquedotto, ed è stata subito fatta come centralina elettrica, perché sull'acquedotto è stata fatta una centralina e ha elettrificato la segheria. Però la segheria conserva il suo carrello, tutti i macchinari originali,
che sono stati restaurati e mantenuti così com'era. Questo tour della Valle di Peio incontriamo diversi amici che sono anche degli amici che amano la loro montagna, queste montagne dell'Alta Valle in particolare. Sono con Giulio Preti, che è un appassionato di montagna, e con Giulio vorrei approfondire il rapporto tra e-bike ed escursionismo, perché è una tematica molto molto attuale, no, in questo periodo. Sì Walter, come avete visto i percorsi qui di e-bike sono tanti. Io vorrei soffermarvi dove il mezzo e-bike ti aiuti ad affrontare il primo pezzo, per esempio su una strada forestale o su una strada asfaltata, comunque una strada che porta in montagna. Poi puoi abbandonare le bike, abbandonare nel senso buono, parcheggiare e poi continuare l'escursione su una cima, su un giro dei laghi, su qualche cosa comunque che è annesso anche alla e-bike, ma anche alla montagna, perché per noi la e-bike vuol dire salire in montagna. Questo significa anche avere rispetto della montagna e delle sue scale di difficoltà, per cui amici vorrei appunto ribadire l'e-bike come mezzo ideale per un discorso di avvicinamento, per un discorso evidentemente di fondovalle, ma anche in altura su strade ovviamente sicure. Assolutamente sì, è un mezzo ecologico, è un mezzo che non inquina, è un mezzo che rispetta. L'e-bike è una bicicletta che va molto bene, come ho detto prima, sulle strade ponderali, sulle strade di montagna, sulle strade carreggiabili. Ed è lì dove che si gusta anche la vera salita dell'e-bike.
Ed eccoci a Malgamare, dove ci dà il benvenuto Fabrizio Montelli con la sua famiglia, un ambiente appunto familiare, un ristorante di qualità in quota, e qui ci attendono delle leccornie del territorio. Iniziamo da un dolce che vi caratterizza in questo caso. Intanto benvenuti a tutti voi, poi cominciamo dai dolci. Qui c'è la torta Peio, lo strudel che facciamo tutto in casa. Poi vedete c'è il casolet Peio, l'acqua Peio e birra Peio, tutto a chilometri zero. Vorrei ricordare che la torta Peio si fa solo qui innanzitutto. Sì, è così chiamata apposta perché la fanno proprio a Peio. Composta all'interno di mandorle, uvetta, viene amalgamata, il tutto per fare l'interno, l'esterno è la pasta normale, la pasta della torta. Con le famose e classiche palline. Esatto. Veniamo al casolet, formaggio a latte intero, fresco, e casolet significa Valle di Sole, ma anche in modo particolare la Valle di Peio. Sì, è un casolet slow food, noi lo prendiamo qui dai nostri caseifici qui della Valle di Sole, è un formaggio che va molto perché va bene per i bambini come per gli adulti, è pasta molle, quindi lo mangiano volentieri. Parliamo anche dell'acqua, perché tra l'altro il nostro sguardo, Fabrizio, si è proprio appoggiato su la sorgente del Noce Bianco, perché sappiamo che poi c'è un altro affluente che prende anche un altro nome e che proprio a Peio si congiungono. Esatto, qui in poche parole l'unica cosa che non c'è, che c'è in abbondanza, è l'acqua e i sassi. Cammina al sole e resta ai sassi. Comunque l'acqua è una grande ricchezza. L'acqua qua, come vedete, scende dappertutto. E come sappiamo, dall'acqua buona di fonte, di montagna, voi avete anche le terme, però nasce anche questa birra. Adesso sì, è da 2-3 anni che hanno cominciato a fare questa birra a Peio, va per la maggiore, molto buona. È un ragazzo qui del paese sotto, la produce e la vendiamo molto bene. Un altro prodotto che crea a sua volta comunità, perché io quando vengo a Peio scopro la dimensione del paese, scopro tante persone che collaborano tra... Sì, diciamo che la gioventù in questa valle va molto d'accordo, si aiutano, e anche i ristoranti e gli alberghi adesso hanno cominciato tutti a venderla e va per la maggiore. E quindi sono anche protagonisti di un nuovo turismo, sì, e anche di prodotti, sì, devo dire, tradizionali e nello stesso tempo innovativi. Il maiale non può mancare in montagna. No, se manca il maiale siamo persi. Il maiale, come vedete, lì c'è la pancetta, c'è la coppa, c'è una lonza e delle salsicce che fa un mio amico qua, e sono prodotti senza nessun contenuto, di solo un po' di pepe, un po' di sale e basta. Nessun conservante. Esatto. Vorrei ricordare che sui nostri alpeggi c'è sempre il maiale, anche perché consuma i derivati del latte, gli scarti, esatto, della lavorazione, e quindi insomma è un protagonista a tutti gli effetti anche della vostra cucina. Esatto. Concludiamo con un prodotto che appartiene alla montagna, sì, il distillato di vinaccia. Il distillato va per la maggiore, noi lo diamo sempre a chi ha finito di pranzare, una grappetta. Lì c'è, come vedete, fatto con le pigne di cirmolo, e l'altra è una 18 lune del Trentino, che è una delle maggiori, che va molto bene. Bene Fabrizio, noi concludiamo in questo caso con la grappa Stravecchia, però dobbiamo ancora iniziare, e quindi grazie alla tua ospitalità, sì, ci concediamo questo pranzo a Malgamare in onore delle montagne della Valle adesso di Peio. Adesso vi faccio assaggiare le nostre cose che facciamo, dal tris di canederli, che è un canederlo rosso alle rape, un canederlo verde agli spinaci e quello bianco di Lucanica normale. Poi vi farò assaggiare delle tagliatelle coi funghi o col cervo, e poi procediamo con una salsiccia o del formaggio fuso, quello che volete, con della polenta. Siamo molto 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 curiosi.
con Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli, la risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. www.codipratn.it. Che cosa ci rende orgogliosi? La soddisfazione dei nostri clienti da più di 70 anni. Fabbrica reti e materassi Meneghelli, a Mori, Largo Villa Nuova 32, meneghellimaterassi.it. Il Trentino è amico della famiglia. Tutte le informazioni e le opportunità le trovate sul sito www.trentinofamiglia.it. Vi aspettiamo in Trentino. Il piacere dell'enogastronomia tipica, ma quando si eccede, Elisir Novasalus Cappelletti, tradizione trentina dal 1909. Con il nuovo Kia Sportage, tutto è straordinario. E riesce a trovare posti che non conosce nessun altro. Nuovo Kia Sportage, nato per stupire. Da oggi fino a 4.000 euro di vantaggi sulle versioni GT Line e All Wheel Drive. Scopri di più in concessionaria. Gruppo Alpin, concessionario ufficiale Kia, a Ravina. www.gruppoalpin.it. Per la tua pubblicità. Andiamo dalla Val della Mare e risaliamo ed eccoci a Malgatalè. Qui c'è un centro visitatori dedicato al bosco, alla vita degli urogalli, dei tetraonidi, questi volatili d'alta quota, e sono con Mattia Precazzini del Parco Nazionale dello Stelvio, cioè un vero e proprio centro visitatori che ci riporta nella dimensione naturalistica alpina vera e propria. Esatto, all'interno di questo centro, grazie a suoni, immagini, filmati e un video 3D, andiamo alla scoperta di questo mondo dei tetraonidi, appunto. Vediamo di cosa si cibano, dove si rifugiano e le varie complesse strategie di adattamento di questi animali per vivere in questi ambienti all'interno del parco dello Stelvio, appunto. Si tratta di animali, di uccelli rarissimi che popolano certo diverse foreste e montagne del Trentino e qui in particolare hanno un loro habitat ideale. Sì, hanno trovato l'habitat ideale qui all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, dove tutti gli animali ovviamente sono protetti, e all'interno del centro scopriamo anche delle regole di comportamento che gli ospiti del parco dovranno tenere per proteggere, tutelare, per salvaguardare ancora di più questi animali. Anche perché un parco naturale è un libro anche rivolto all'educazione, un libro aperto rivolto all'educazione. Esatto, anche in questo centro oppure negli altri centri del Parco Nazionale dello Stelvio vengono a far visita diverse scolaresche, anche bambini, famiglie. È utile quindi sensibilizzare l'ospite del parco a tutelare per la protezione di questi animali, insomma.
Il nostro tour qui a Peio continua e quindi da Malgatalè dove arriviamo, Stefano? Da Malgatalè arriviamo a Peio Paese, passeremo per il centro di questo antico borgo incredibile con degli scorci stupendi sui masi antichi, scenderemo poi verso Baita Trelarici in località Mezzoli e poi attraverso il sentiero Italia verso Malgagiumella. La Malgagiumella ha una vista incredibile sul lago del Pianpalù, un lago artificiale qua alle nostre spalle. Siamo in prossimità della diga e si presenta un giro mozzafiato sulle sponde del lago. Possiamo percorrerlo a piedi e anche in bicicletta. Certo, a piedi, in bicicletta, con i passeggini, sono dei tour bellissimi, facili alla portata di tutti. Assaporare e apprezzare questa dimensione, questa atmosfera da grandi laghi nella dimensione alpina. Però adesso ci aspetta il ritorno. Il ritorno, però prima assaggeremo l'acqua ferruginosa del Fontanino, visto che ci troviamo proprio vicino alla sorgente. Dopo, per la strada, arriveremo a Peio Fonti, dove cercheremo di rigenerare anche il corpo, oltre che la mente, dopo questo tour bellissimo. In conclusione, conosciamo bene alcuni amici che ci accompagnano da questa mattina. Abbiamo fatto circa 40 km con queste e-bike e conosciamo anche da vicino il mestiere, il lavoro, la funzione della guida di mountain bike. E sono con Silvano Moratelli e Franco Pedrotti che sono questi esperti accompagnatori con le due ruote. Ma io volevo chiedere innanzitutto a Silvano la sua impressione su questo giro che ci ha fatto vedere veramente tantissimi posti, ma soprattutto respirare questa atmosfera della montagna, anche dell'alta montagna, però in una dimensione tranquilla, potrei dire, no Silvano? Guarda, è un posto meraviglioso, di posti ne ho visti parecchi, però come questo ti dico è una cosa veramente meravigliosa. Io credo che basterà guardare queste immagini per capire questo posto che merita le tante per non dire per le biciclette proprio. Le tante per non dire le infinite possibilità, tra l'altro. Esattamente, sia a piedi, trekking a piedi, o in bicicletta, con le bike soprattutto, che noi appunto usiamo in questo caso. Tu Silvano, che sei anche un grande frequentatore della montagna, un grande appassionato, sono curioso di sapere cosa ti ha colpito di più. Ma soprattutto l'ambiente naturale, fantastico, che Il respiro, questi grandi spazi che vedi in Canada, in Alaska o in Patagonia, cioè non serve andare oltre, basta fare questi. Li abbiamo qui. Qui vicino a casa, insomma, ecco. Franco, in cosa consiste il vostro lavoro, la vostra professione di guida di mountain bike? Ma noi diciamo che siamo un po' all'inizio perché è una cosa, diciamo, fra virgolette nuova. Però stiamo cominciando a lavorare bene, noi con le nostre bici assistite che ci danno una grossa mano, possiamo appunto portare parecchie persone dove appunto loro non hanno bisogno di tanta energia, diciamo, energia ci vuole, però siamo aiutati appunto da questi e-bike che ti danno una mano parecchio, direi per fare una statistica un 70% te la dà appunto la bicicletta con la batteria, cioè con la batteria, e il resto ce lo mettiamo noi. Però così si possono avvicinare tante persone, molte di più di prima, che non serve avere parecchio allenamento, diciamo, no? Più, e soprattutto anche per le signore, per le ragazze che non vogliono fare meno fatica, diciamo, di noi ometti. E vedo che stiamo cominciando a lavorare benino e fa piacere, insomma, è un po' timida, entrano un po' timidamente, però escono veramente soddisfatti. E qual è il valore aggiunto della guida a un'escursione? Ma il valore aggiunto della guida è che noi soprattutto abbiamo già fatto i sentieri, sappiamo la difficoltà, possiamo appunto portare, diciamo, le persone in vedere, capire appunto se vogliono fare una cosa più o meno impegnativa, e allora da lì possiamo scegliere il percorso che noi l'abbiamo già fatto magari 2 o 3 volte. È sicuro, li portiamo, sappiamo il tempo, sappiamo la durata della batteria, perché dobbiamo capire che la batteria ha una durata X, non è che possiamo girare 2 giorni, insomma. Dopo noi spieghiamo appunto il territorio, gli facciamo capire addirittura non solo i sentieri, però quello che c'è nel nostro territorio, le piante, un po' in generale, diciamo, ci allarghiamo un pochino, non è solo andare in bicicletta, cerchiamo un po', insomma.
Siamo in chiusura, Stefano, devo dire, quasi 40 chilometri, anzi forse qualcuno in più, possiamo dirlo. Una quarantina di chilometri e abbiamo ancora il fiato per parlare, quindi molto bene. Io ne ho proprio poco, però insomma parliamo ancora, anche perché dobbiamo ricordare degli appuntamenti importanti. E infatti stiamo lavorando alacremente per farvi vivere delle esperienze eccezionali in Val di Peio. In particolare voglio ricordarvi il weekend del 15, 16 e 17 settembre. Stiamo preparando un raduno nazionale di e-mountain bike, quindi una 3 giorni dedicata alla scoperta del mondo della bicicletta pedalata assistita. Siamo in tema. Siamo in tema, assolutamente. Certamente. Quali sono gli eventi da ricordare? Gli eventi da ricordare saranno appunto questi tour, queste traversate mozzafiato nel gruppo dell'Ortres Cevedale, quindi attraversate che andranno a toccare anche altre vallate, quindi non siamo solo in Val di Peio, ma la Val di Peio diventa l'elemento centrale di tour veramente, veramente dal grande appeal. Nel frattempo abbiamo tutto il tempo per ripercorrere sentieri come quelli di oggi, certo. Ma anche tanti tanti altri. Tanti altri, tante novità, stiamo lavorando anche col Parco Nazionale dello Stelvio e col Comune di Peio per creare le infrastrutture necessarie a far sì che il turista e-bike possa trovare tutti i comfort e tutti gli accorgimenti che servono per vivere al meglio l'esperienza qua in Val di Peio. Amici, siamo in chiusura, continuate a seguirci sul nostro sito girovagandointrentino.it e sui nostri social. Grazie a Stefano Kronst del Consorzio Turistico della Valle di Peio e grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito oggi. Ci vediamo la prossima settimana, grazie, ciao, arrivederci. A presto.